Il debito del Comune di Napoli si aggira su una cifra che va dai 3 miliardi e 500 milioni a 3 miliardi e 650 milioni. Il fallimento economico di questa città significa appunto non investire, non dare fondi e anche non dare lavoro. Come posso con un giardiniere occuparmi di 3 parchi e del verde della municipalità? Semplicemente non posso. Non c'è dubbio che anche le politiche sociali hanno subito un arretramento e un definanziamento da parte dell'amministrazione comunale. Si è pensato a distruggere alcuni servizi e appunto ad accorparli, depotenziandoli di fatto. Soltanto con un governo più forte tu riesci anche a individuare magari nuove fonti di finanziamento, nuove risorse, nuovi attori. Secondo me è mancato questo. Cioè, se noi mettessimo da parte i debiti, non siamo sicuri che da domani i conti sarebbero appianati. Ho difficoltà a dirlo, però sì, Napoli è una città fallita. Le casse del Comune di Napoli sono in condizioni disperate. Negli ultimi 20 anni il debito dell'amministrazione è lievitato. Numeri alla mano, se non si vogliono avere atteggiamenti falsamente ottimistici o drammatici, in questo momento il debito del Comune di Napoli si aggira su una cifra che va dai 3 miliardi e 500 milioni a 3 miliardi e 650 milioni. È la somma di 3 componenti. Una tara d'origine determinata dalla cattiva gestione delle amministrazioni precedenti, 890-900 milioni. Una seconda determinata da mancati pagamenti o finanziamenti da parte del settore pubblico, almeno 1,5 miliardi, è dovuta all'insipienza amministrativa di questa giunta. A Napoli, tar su tari e tares non viene esatta, quindi non viene raccolta per 910 milioni. ICE ed IMU per 236, le multe per 802. Sa quanto fa questo? 1,9 miliardi. Senza soldi e con i conti in rosso, il Comune di Napoli non può fare assunzioni e sostituire il personale che va in pensione. Inoltre, le risorse per la manutenzione di strade, parchi, giardini e igiene sono praticamente azzerate. Noi siamo la seconda municipalità, quella del centro storico, per la manutenzione delle strade, del verde, degli elementi di arredo. Vi dico che l'ultimo anno, l'ultimo esercizio di bilancio, noi abbiamo avuto 77.000 euro per fare l'intera municipalità. Ora, con 77.000 euro, tolti gli oneri per la sicurezza, eccetera, ci fai un appartamento. Ho iniziato nel 2011 e avevo circa 34 giardinieri. Man mano che passavano i mesi, i giardinieri andarono in pensione. Il risultato, dopo 10 anni, e da 34 giardinieri, io ne ho uno. Come posso con un giardiniere occuparmi di 3 parchi e del verde della municipalità? Semplicemente non posso. Casa mia spazio tutti i giorni, no? Quindi mi aspetto che la SIA spazi tutti i giorni la mia città. Ho strade della municipalità dove lo spazzamento ha una frequenza di una volta ogni 30 giorni. Ma oltre alla mancata manutenzione, i napoletani subiscono l'assenza di finanziamenti per i servizi ai più deboli. Non c'è dubbio che anche le politiche sociali hanno subito un arretramento e un definanziamento da parte dell'amministrazione comunale. Da circa 40 milioni stanziati nel 2010, se poi questo dato lo confrontiamo con il bilancio 2019, il Comune di Napoli stanzia per le politiche sociali poco più di 20 milioni di euro, che addirittura scende a 17 nel 2020. È stata una lenta agonia dei servizi per i minori, si è pensato a distruggere alcuni servizi e appunto ad accorparli depotenziandoli di fatto. Noi riuscivamo ad andare con un esercito di educatori e di tutor sul territorio, ad andare casa per casa, ad andare a chiamare i ragazzi, a vivere le famiglie, a vivere i territori con loro. Li tiravamo materialmente dal letto, li facevamo alzare dal divano e li facevamo scendere. Questa cosa non può più avvenire perché il servizio di fatto non esiste più. In alcuni settori, appunto gli anziani, la salute mentale, le dipendenze, dei tagli, mancati investimenti che hanno trasferito le competenze e anche gli interventi
alle ASL. Finisce che poi le persone le trattiamo con gli ospedali, con l'ospedalizzazione, generando ulteriori altri problemi, tra l'altro. Questo è un centro interculturale dove i ragazzi italiani e i ragazzi con programma migratorio si potessero incontrare con laboratori artistici, culturali, di formazione, di divertimento, di piacevolezza, di bellezza. In tutte queste attività i soldi che arrivano dall'ente locale, dal comune, incidono più o meno sul 20% del bilancio dell'intero complesso. Tutto il resto arriva da fondazioni private, da finanziamenti nazionali. Chiaro che in epoca di scarsità e di un processo di sottrazione economica che vale gli ultimi 30 anni è più difficile. Soltanto con un governo più forte tu riesci anche a individuare magari nuove fonti di finanziamento, nuove risorse, nuovi attori. Secondo me è mancato questo. E ci occupiamo di ragazzi, non facciamo come ci chiamano qua dopo scuola, nel senso che non siamo un appendice della scuola, ma ci piace definirci centro educativo. Facciamo praticamente di tutto, dal supporto alle materie curricolari, allo sport, ma parlo di sport anche che non sono comunissimi, abbiamo fatto vela negli anni, equitazione, rugby. Siamo soprattutto sostenuti da risorse private. Dal comune, come associazione, ho avuto molto molto poco in questi anni. È una città indubbiamente poco inclusiva. Apparentemente prova a rilanciare se stessa, ma di fatto la affossa. Di sicuro al momento con questa amministrazione Napoli è insolvente, non è liquida. Cioè, se noi mettessimo da parte i debiti, non siamo sicuri che da domani i conti sarebbero appianati, capisci? Il fallimento economico di questa città significa appunto non investire, non dare fondi e anche non dare lavoro, e quindi è chiaramente il fallimento sociale. Ho difficoltà a dirlo, però sì, Napoli è una città fallita.